Panorama Italia ospita oggi Dacia Maraini, una delle scrittrici italiane più famose nel mondo. Oltre ad essere una scrittrice, è anche critico, poetessa e drammaturgo. Il teatro è per lei il luogo ideale per informare il pubblico riguardo a specifici problemi sociali e politici. In passi affrettati propone il tema della violenza sulle donne. Perché riproporre questo testo ora? Come è nata l'idea di portare in scena quest'opera? Ma perché mi sembra che un paese avanzato, tecnologizzato, industrializzato come il nostro, che ci sia ancora tanta violenza contro le donne, è un fatto grave e se ne parla poco, quasi che fosse naturale, no? Non c'è quell'indignazione che io vorrei vedere di fronte a tutta questa violenza. E allora ho pensato, facciamo toccare con mano, parlare da vicino, non soltanto un trafiletto sul giornale, ma far sentire la voce di coloro che sono implicati nei casi di violenza. Il libro è semplicemente il testo teatrale stampato, e per chi voglia andare a vedere proprio questi casi. I casi, come ho detto, sono reali, vengono dalla cronaca, alcuni li ho presi da Amnesty International, che raccoglie questi casi di violenza. Ho cercato di fare un panorama internazionale per far vedere che la violenza è dappertutto. Certo, la differenza è che in certi paesi la legge la sancisce, la violenza, in altri paesi invece la condanna, e questa è già una differenza. Però che la violenza ci sia dappertutto, più o meno visibile, più o meno riconosciuta, è un dato di fatto. Cosa ne pensa dei matrimoni misti? Ma certo, l'amore fa superare tutto, anche le differenze culturali. Io poi penso che il futuro è multiculturale, quindi certo è che l'amore però non deve nascondere, bisogna che le due persone si intendano, quindi devono parlarsi prima e cercare di capire bene, non soltanto nell'impeto dell'affetto, ma capire bene che cosa vogliono dal futuro. Deve essere un futuro di rispetto. Certo, se una donna si sposa con un uomo che non ha nessun rispetto per la libertà e per l'autonomia femminile, non potrà che andare a finire male. Se invece, e ce ne sono tanti, anche di uomini, diciamo la verità, anche di uomini che appartengono a culture repressive, che hanno accettato, che hanno capito, che hanno cambiato la propria mentalità. Però bisogna chiarirsele prima queste cose. E il femminismo invece che fine ha fatto secondo lei? Ma guardi, tutti gli ismi sono un po' crollati, perché il femminismo, come il socialismo, il comunismo, erano legati a delle ideologie. Le ideologie sono scomparse. E quindi quello che c'è, però non è scomparsa la violenza, non è scomparsa l'ingiustizia, non è scomparsa la differenza di classe, la differenza fra i generi. Quindi io direi che lasciamo stare gli ismi e occupiamo di quelle persone che si rimboccano le maniche e lavorano per eliminare l'ingiustizia. Benissimo, solo quindi per concludere un messaggio che vogliamo lanciare. Il messaggio è, pensiamo che la violenza riguarda tutti, non solo chi la subisce e chi la fa, ma che è una ferita culturale e come tale va trattata, e tutti, uomini e donne, devono essere coinvolti in un grande lavoro e uno sforzo per eliminare la violenza. Sembra facile, non lo è, soprattutto per creare una cultura del rispetto. Salutiamo i lettori di Panorama Italia. Sì, io vado spesso in Canada, è un paese che amo molto, ho molti amici in Canada e quindi li saluto con molto affetto. So che c'è fra l'altro una grande parte di italiani che abitano in Canada, e questo è una cosa che mi fa molta tenerezza. E spero così che ci sia un maggiore scambio fra noi e il Canada, che è un grande paese, un grandissimo paese, che poi ha problemi come i nostri, quindi non è male se si stabiliscono dei rapporti più intensi culturalmente. Benissimo, grazie a lei.